Buonasera a tutti, diamo avvio al terzo seminario di questo ciclo seminariale che abbiamo organizzato nell'ambito del PRIN 2017 Archivi del Sud. Per me è un particolare piacere avere ospiti in questi 2 giorni, oggi Massimiliano Coviello, domani ci sarà Francesco Zucconi e lo è per una serie di ragioni, perché Coviello, che è professore associato alla Link Campus, e così come domani vedremo con Francesco Zucconi, in un certo senso hanno partecipato a buona parte delle iniziative scientifiche che abbiamo promosso come docenti dell'Università della Calabria. In quest'Ateneo hanno avuto anche occasione di insegnare in passato e quindi vederli in un certo senso in ruoli consolidati e in un percorso di ricerca che è comune, che negli ultimi anni abbiamo sviluppato, che parte dall'essere del cinema italiano, ma riguarda Fata Morgana Quadrimestrale, riguarda Fata Morgana Web, rispetto alla quale, come sapete, Massimiliano Coviello ha avuto e ha un ruolo molto importante. Quindi è veramente, diciamo, un piacere personale, oltre che un grande, diciamo, riconoscimento di tipo scientifico che mi piace in qualche modo attestare oggi nei confronti di Massimiliano, che, come dicevo, è professore associato alla Link Campus e si è dottorato nel SUM e ha insegnato a contratto anche qui da noi all'Università della Calabria, e ha tra le sue pubblicazioni, mi piace ricordare, per esempio, un volume, oltre alla voce Migrazione fatta per il lessico del cinema italiano, un volume dedicato a Pablo Larraín, Sensibilità e Potere, scritto insieme a Francesco Zucconi. Poi c'è un saggio Nuove Serialità, pubblicato in un recente volume Carocci, curato da Alessia Cervini. Poi ha scritto Testimoni di guerra, Cinema, Memoria, Archivio nel 2015, e sui temi della comunità legati, diciamo, alla serialità, ma non solo, Massimiliano, diciamo, ci ha dato contributi scientifici molto importanti. Oggi, nell'ambito di questo ciclo di interventi sul paesaggio italiano, poetiche e pratiche d'autore nel cinema meridiano, Massimiliano Coviello interverrà con un seminario sulle cartografie emotive degli spazi comunitari, il cinema di Jonas Carpignano. E, diciamo, poi con particolare piacere, c'è una ragione in più: abbiamo avuto Carpignano ospite qui da noi lo scorso autunno con una masterclass occasionata dall'ultimo suo film, quindi anche in una linea di continuità sul cinema meridiano, sulle questioni della costituzione della comunità e su una figura, su un profilo autoriale, tra gli altri su cui, diciamo, in più occasioni siamo intervenuti, rappresentato da Carpignano, che in un certo senso questo intervento di Massimiliano ci permette di ritornare. Quindi io lo ringrazio veramente con grande piacere e gli do senz'altro la parola. Bene, bene. Diciamo che Roberto, oltre che ringraziarti per la bellissima introduzione, mi dai anche un compito importante, cioè costruire una continuità a partire dal lavoro che Jonas Carpignano ha fatto e che appunto coinvolge anche questa bellissima masterclass che ha tenuto all'Unical e che oltretutto è disponibile sul canale YouTube del Dipartimento. Oltre a ringraziare Roberto De Gaetano, mi preme ringraziare ovviamente anche gli altri organizzatori del seminario, cioè Daniele Dottorini, il professor Dottorini, Nausica Tucci, e quindi li ringrazio per il loro invito. Ma voglio anche ringraziare brevemente Bruno Roberti,
perché oltre a essere una fonte inesauribile di ispirazioni cinefile, mi ha permesso anche di mettermi in contatto con il produttore di Jonas Carpignano, che è suo padre, Paolo Carpignano, che è stato estremamente gentile e disponibile e mi ha dato sostanzialmente accesso non soltanto ai film di Carpignano, ma anche ai cortometraggi che, pur essendo stati presentati in molti festival e avendo vinto diversi premi, non sono di facilissima reperibilità. Bene, allora io partirei, ho preparato un PowerPoint, però non so come ci devo accedere al PowerPoint, da lì, da qui, ok, non è un PowerPoint, sì, no, non l'ho scaricato, è rimosso, risulta rimosso. Eccolo qua, vediamo se... Ok, perfetto, va bene così. E... un attimo solo. Sì. Sì, non riesce, è troppo pesante. Vabbè, no, non è... Aspetta. Ah, ok, perfetto, forse ci siamo. Condividi una scheda. Ecco qui. Benissimo. Ora dovrebbe essere visibile a tutti. Non è un PowerPoint, diciamo, testuale, ma sono una serie di fotogrammi che mi piaceva utilizzare per accompagnare il discorso che vi farò, e quindi insomma penso sia comunque utili averli a fianco, mettiamola così. Allora, il lavoro che ho cercato di fare sul cinema di Carpignano, e in modo particolare sui lungometraggi, dei corti parlerò davvero poco, ma insomma era necessario anche concentrarsi su alcuni aspetti e non dilungarsi troppo, sarà un discorso trasversale, cioè tenterò di attraversare e riattraversare questi tre film a partire da alcune linee teoriche generali che mi sembrano utili per vederli assieme. Ovviamente questo tentativo di attraversamento in qualche modo non può tener conto della complessità di ciascun film, però l'idea è quella di metterli costantemente in dialogo. Allora, innanzitutto, brevemente, Jonas Carpignano è un regista di origini italo-americane, è nato nell'84, quindi un regista davvero molto giovane, ha all'attivo 3 lungometraggi e 3 cortometraggi di finzione, si è formato tra l'Italia e l'America, ha fatto un master a New York, ma anche fatto diverse esperienze prima di diventare un regista con altre produzioni cinematografiche, tra cui anche Miracolo a Sant'Anna di Spike Lee. Adesso attualmente vive a Gioia Tauro da circa 10 anni. E insomma, per tentare questo attraversamento nel cinema di Carpignano sono partito da un approccio che è un approccio che ho cercato di ridefinire, di interpretare, di fare mio, che è quello di Giuliana Bruno, che nel suo volume Atlante delle emozioni definisce con il termine di geografia emozionale. L'Atlante della Bruno, di Bruno, tiene insieme architettura, arte e cinema e prende le mosse da un assunto abbastanza semplice ma a volte anche un po' trascurato, e che è il seguente: le immagini cinematografiche, infatti, secondo Bruno, ma insomma opinione comune, diciamo così, sono capaci di racchiudere assieme al movimento le emozioni. Perché? Perché l'emozione, il termine emozione, dal latino emovere, vuol dire trasportare, e quindi in qualche modo la Bruno, attraverso questo parallelismo etimologico, costruisce un confronto tra l'immagine in movimento e le emozioni. Quindi se l'emozione ci muove e commuove, allora il cinema, soprattutto a partire dalla modernità, e questo è uno dei punti di riferimento su cui lavora la Bruno, può essere considerato una forma di geografia emozionale.
Osservare lo spazio perlustrato dalla macchina d'appresa e poi proiettato sullo schermo permette infatti di tracciare dei percorsi e di costruire delle rotte. Quali sono queste rotte? Quali sono questi tragitti fatti dall'immagine cinematografica? Sono tragitti che inevitabilmente sono intessuti di personaggi che appunto, assieme a raccontarci le storie, esplorano lo spazio. E da questo punto di vista è abbastanza evidente la continuità che il ragionamento della Bruno fa in relazione alla modernità cinematografica. In modo particolare Bruno analizza film come appunto Viaggio in Italia, che Roberto conosce benissimo ovviamente, ma anche gli altri, e anche Hiroshima Mon Amour. Dunque il montaggio viene inteso come una forma di psicogeografia, un po' sulla scorta anche delle derive sullo spazio urbano fatte da Debord, che appunto montaggio che traccia percorsi inusuali negli spazi. Quindi il cinema può raffigurare lo spazio, lo ha sempre fatto, ma instaura anche un senso topografico, un senso dello spazio, un senso della geografia, un senso dei percorsi, in cui però, attenzione, il vedere e l'attraversare sono solidali. E questo è importante perché la Bruno, ad esempio, a differenza di un autore come Michel Desserteau, sostanzialmente ci porta a riflettere sul fatto che non esiste una grande differenza tra la mappa e il percorso. Perché? Perché sapete, Desserteau, distinguendo, costruendo questa grande opposizione tra tattiche e strategie, ci insegna a guardare l'orizzonte discorsivo costruito dalle forme di controllo e potere come una strategia che si impone sui soggetti, i quali poi hanno delle possibilità di divincolarsi da queste strategie attraverso delle tattiche. Allora la mappa dovrebbe far parte della strategia e i percorsi invece no, dovrebbero essere delle controstrategie e quindi delle tattiche. In realtà l'idea di Bruno è che il cinema, proprio perché non appartiene soltanto, o comunque un certo cinema non appartiene soltanto ai discorsi strategici, è in grado di tracciare mappe a partire da percorsi che sono quelli che poi ci insegnano i film. In questo senso il cinema di Carpignano, dalla pre-produzione fino alla realizzazione, è una forma estetica in cui osservare e attraversare sono inseparabili, ed è un po' questo che cercheremo di vedere insieme. Il modo con cui Carpignano gira concede ai personaggi, agli attori, che poi sono attori non professionisti, di attraversare lo spazio e di fare esperienza del luogo in un certo modo. E quindi non solo il regista e gli attori e di conseguenza i personaggi costruiscono spazi organizzati secondo traiettorie, ma assieme a questo movimento e al movimento che Carpignano fa compiere alla sua macchina da presa si costruiscono esperienze particolari ed emozioni specifiche. Emozioni ed esperienze che poi inevitabilmente devono fare i conti con una comunità a cui i personaggi dei suoi film appartengono in modi variamente problematici. Si è scritto molto sul mondo narrativo costruito da Carpignano, e Carpignano stesso ha detto più volte che non considera i tre film che ha realizzato fino adesso come una trilogia. Nonostante questo, Mediterranea, che è il suo primo film, qui vedete il fotogramma alla nostra sinistra, a Ciambra invece non ha il personaggio ma si vede la Ciambra, è il film del 2017, e infine l'ultimo, A Chiara, del 2021, hanno inevitabilmente dei luoghi non solo comuni ma anche dei modi comuni di raccontare i soggetti e lo spazio. Innanzitutto sono girati tutti in una zona, in zone limitrofi ascrivibili alla piana di Gioia Tauro. Nello specifico, il primo film, che è anche il più esteso dal punto di vista della cartografia che costruisce, ha in Rosarno il suo spazio centrale. Ha in Rosarno il suo spazio centrale. Il secondo, va bene così, va bene così. Il secondo esplora invece il perimetro abitato dalla comunità Rom di Gioia Tauro, un quartiere popolare e periferico, anche noto con l'appellativo della Ciambra, la Ciambra. E infine A Chiara è un film che attraversa il paese di Gioia Tauro e si estende, in misura davvero minore, in un'altra città, nel finale, ad Urbino. Inoltre, gli attori e i personaggi ritornano nei tre film e le loro storie si intrecciano in modi più o meno significativi.
il migrante del Burkina Faso Kudos Seyon, con il suo personaggio dal nome fittizio Aiva, e il ragazzo Rom Pio, l'unico dei tre personaggi a mantenere il nome autobiografico anche nel racconto filmico, sono legati da una profonda amicizia che in Aciambra sarà segnata dal tradimento. Invece Chiara, interpretata da Swami Rotolo, insieme al resto della sua famiglia, nell'esplorazione casuale, diciamo, nell'esplorazione della città di Gioia Tauro, incontra casualmente Pio e Aiva nel film, appunto, a lei dedicato. Qui potete vedere alcuni momenti in cui questi personaggi si vedono, si incontrano. La presenza quindi dei tre personaggi, la cui esistenza narrativa non può essere separata dalla vita degli attori che li incarnano, nei tre film è sempre molto ricorrente. Questa ricorrenza di attori e luoghi è prima di tutto l'indicatore di una produzione cinematografica realizzata da un autore che abita da diversi anni nei luoghi che poi decide di mettere in scena. Lo stesso Carpignano, proprio durante la masterclass che ha tenuto qui, all'Unical, parlando del suo processo di scrittura, non si definisce un regista che va alla ricerca di eventi ed esistenti che gli servano poi da ispirazione per scrivere una storia. Sono invece gli incontri con le persone e le loro storie di vita a dargli la possibilità di confrontarsi con dei personaggi. Quindi è interessante il lavoro che lui fa di estrapolare un racconto a partire dalle esperienze che questi soggetti fanno. Diciamo così, l'estrapolazione di questo racconto non può che avvenire attraverso la conoscenza innanzitutto degli attori, sulle cui basi poi si costruiscono i personaggi. Sono dunque questi attori non professionisti a essere raccontati e osservati da Carpignano nel loro processo di crescita e formazione all'interno delle rispettive comunità dalle quali possono essere respinti, questo è il caso di Aiva, o alle quali chiedono di farsi riconoscere, sarà il caso di Pio, oppure che vogliono scoprire e poi decidono di abbandonare, ed è il caso di Chiara. L'amicizia che il regista instaura con i suoi attori è dunque un elemento centrale del processo di scrittura, ed essa si costruisce attraverso un legame che si rinsalda nel tempo. E questo è particolarmente vero nel caso di Swami. Swami Rotolo, che è Chiara nel film a lei dedicato. Nel 2014, ci racconta Carpignano nella sua masterclass, ha consegnato il trattamento per Acchiara. Nel 2015 ha iniziato le riprese per Aciambra ed è proprio durante un casting in una scuola, nel momento in cui iniziavano le riprese di Aciambra, che Carpignano in una classe conosce la protagonista di Chiara, la protagonista di Acchiara, che all'epoca aveva 9 anni. Quindi Carpignano ha avuto modo di approfondire la conoscenza di Swami e di instaurare con lei e con la sua famiglia un rapporto di amicizia che gli ha permesso di adattare il suo progetto cinematografico alla vita dell'attrice, piegando alcuni incontri ed esperienze condivise alla trama criminale del film. Bisogna precisare che però, a differenza dei due protagonisti dei film precedenti, in cui gli attori interpretano di fatto se stessi, sono se stessi, Swami e la sua famiglia non hanno legami con l'andrangheta e dunque nella loro quotidianità non vivono quello che accade loro nel film. Ciò che in Acchiara Carpignano quindi ha avuto però cura di preservare sono i rapporti tra le sorelle, anche loro appunto sorelle nella vita reale di Swami, e il legame forte di Swami e il padre, elementi che nell'economia narrativa del film vengono messi in scena all'interno appunto di questa cornice che potremmo dire essere criminale realistica, in relazione al contesto in cui la famiglia Rotolo vive. In secondo luogo, sempre continuando con questa continuità che fa dialogare i tre film, Carpignano esplora gli spazi, le comunità che li abitano e incontra i suoi personaggi attraverso un processo di avvicinamento graduale che si traduce nella realizzazione preliminare di cortometraggi. Infatti i film sono preceduti, come avevo già detto, da altrettanti cortometraggi. Acchiana, 2011, Aciambra, 2015, proprio l'anno del film, e Acchiara, 2019. A parte l'ultimo, Acchiara, i titoli degli altri due corti sono indicazioni di moto al luogo. La macchina da presa di Carpignano accompagna Aiva nella Chiana,
che è appunto, insomma, ditemi se sbaglio, ma è il termine dialettale per indicare la piana di Gioia Tauro, e insegue Pio nella Ciambra, cioè sostanzialmente nel suo quartiere. I corti sono importanti per Carpignano perché servono da apprendistato per gli attori, che in quanto non professionisti hanno bisogno di abituarsi alla presenza della macchina da presa e cercare di adattare le loro storie alle necessità del set. Ma sono anche delle prove di regia. Il formato breve permette di testare la macchina da presa, lo stile di Carpignano, alla particolare visione del personaggio immerso nel suo ambiente. Le tecniche di regia e più in generale lo stile di Carpignano quindi diventano, pian piano che il suo progetto si fa, si costruisce, site e character specific. Da questa fitta rete di fattori che mettono continuamente in gioco la prassi filmica con il quotidiano, che riducono drasticamente le distanze tra documentario e finzione e fanno precipitare la vita dentro ai film, emerge una continuità tra le varie opere di Carpignano. E questa continuità spaziale e narrativa non è, come dire, pensata da Carpignano per costruire un brand narrativo, un po' come ci ha insegnato un certo cinema hollywoodiano e una certa serialità, in cui sostanzialmente, nella misura in cui noi abbiamo un mondo narrativo, abbiamo dei personaggi, pian piano espandiamo, dilatiamo il racconto per fare in modo che poi all'interno delle varie forme che il racconto assume, che poi diventano trasmediali, crossmediali, insomma, queste storie abbiano uno spazio. No, non è questo l'obiettivo di Carpignano. Potremmo dire in una parola che l'obiettivo di Carpignano non è quello di costruire né un brand, diciamo, di paesaggio, né un brand narrativo. Piuttosto Carpignano, a mio modo di vedere, è interessato a restituire un ecosistema fatto di ambienti, di paesaggi, poi capiremo meglio la differenza tra questi termini, e comunità, che il regista racconta nel tentativo sempre di rispettarne e preservarne la biodiversità. Carpignano si avvicina ai personaggi per inquadrare gli spazi e le comunità in cui i primi si relazionano in modo conflittuale, cioè i personaggi rispetto alle comunità. D'altra parte, il cinema di Carpignano non è mai moralista, ma assume una funzione politica, potremmo dire, e anche etica, nella misura in cui si innesta nelle vite dei suoi attori non professionisti, provando a restituirle senza troppi preconcetti o stereotipi, ma preservandone appunto questa biodiversità, questa complessità. E tutto questo si traduce anche a volte nella messa in scena di azioni estreme o addirittura crudeli. Ora cerchiamo un po', dopo aver ragionato sui modi con cui il cinema di Carpignano fa ecosistema e rispetta la biodiversità, cerchiamo ora di vedere che tipo di immagine del paesaggio restituisce Carpignano, che immagine del paesaggio e dell'ambiente restituisce Carpignano. Allora, in generale nel cinema di Carpignano lo spazio si manifesta attraverso le sue interrelazioni al movimento dei personaggi e alle relazioni che questi instaurano, i personaggi, con le comunità, l'abbiamo già detto. Gli spazi sono messi in quadro attraverso l'azione congiunta del personaggio e della macchina da presa che li accompagna e li segue. Carpignano parte sempre dal soggetto e si allarga allo spazio antropizzato e all'ambiente che lo contiene. In questo movimento esplorativo il personaggio è la forza trainante che garantisce al fuoricampo di entrare nello spazio inquadrato. Il personaggio si muove alla scoperta di mondi che lo circondano e al contempo scopre la sua interiorità che lo turba il più delle volte, e nel mentre la macchina da presa gli fa compagnia. Inevitabilmente il cinema di Carpignano è un cinema che innanzitutto restituisce dei personaggi in azione, quindi cercherò adesso un po' di vedere come gli ambienti, cioè i luoghi dell'azione, si costruiscono e poi si assiste in maniera ovviamente non continua, ma si passa sempre da ambienti ad altre forme di spazio che invece possiamo chiamare paesaggio, cioè spazi di contemplazione. Però prima ci concentriamo sulla funzione, come dire, drammaturgica, nel senso di rapporto tra l'azione del personaggio e lo spazio, e poi invece cercherò di confrontarmi con la dimensione più contemplativa.
In merito all'ambiente, diciamo che i personaggi di Carpignano sono sempre, e quindi all'azione, i personaggi di Carpignano sono attraversati da necessità impellenti e devono a volte anche compiere gesti estremi. Il soggetto di Mediterranea, il primo film, nasce dalla cronaca della rivolta avvenuta nel 2010 a Rosarno. È stata raccontata in tanti altri film, questa rivolta è stata un punto centrale delle lotte dei diritti dei migranti nel primo decennio del nuovo millennio. Cito un film molto importante, un altro documentario che è stato per esempio che è stato Il sangue verde di Andrea Segre, sempre sul Rosarno, sempre sulle lotte dei raccoglitori negli aranceti di Rosarno. Quindi Mediterranea nasce da un fatto di cronaca. Nel film Aiva deve superare le terribili avversità delle rotte migratorie e nel momento in cui la sua fuga sembra conclusa è costretto a pagare il prezzo dell'intolleranza. Anche la ribellione dallo sfruttamento programmatico diventa infatti un pestaggio. Le immagini di cronaca che abbiamo visto delle lotte, delle proteste a Rosarno, sono poi sfociate appunto in una violenza di strada, in un pestaggio. In Aciambra, il film successivo, il protagonista Pio deve compiere il suo rito di passaggio all'età adulta e per farlo deve adeguarsi alle leggi che garantiscono la sopravvivenza della sua comunità. Farsi accettare come adulto per essere capace di provvedere alla sua famiglia, assoggettandosi alle regole di un sistema che prevede il furto e anche il raggiro, è norma, perché come gli ricorda il nonno, la sua stirpe è sola contro tutto e tutti. Qui vedete ovviamente alcuni riti che appartengono alla vita di Pio, in modo particolare il funerale del nonno e il giudizio della famiglia nei confronti di un furto che lui ha compiuto, che non è stata una buona idea in quanto è entrato in casa del criminale che gestisce anche il traffico di oggetti rubati della comunità rom. Vediamo poi invece la dimensione d'azione, la dimensione esperienziale di Chiara e il suo rapporto con l'ambiente. Chiara vuole conoscere la verità sul retaggio criminale della sua famiglia per poi separarsene, rompendo così una logorante quanto endemica filiazione. I due adolescenti, quindi Pio e Chiara, sono un po' uno specchio, sono un po' agli antipodi, no? Lo diceva anche Bruno Roberti nel suo dialogo con Carpignano, perché il primo appunto è mosso da un'esigenza di riconoscimento, la seconda, Chiara, invece è mossa da un desiderio di conoscenza, ma poi anche da un tradimento, meglio da una separazione dalla sua comunità. Il primo inoltre conosce fin da piccolissimo le regole dei suoi simili, la seconda invece è tenuta all'oscuro del sistema che garantisce il benessere alla sua famiglia. E quindi mentre il primo si muove con agilità nell'ambiente che lo connota, la seconda deve scoprirlo questo ambiente, o meglio deve scavare a fondo dentro questo ambiente, fino a sprofondarci sostanzialmente, per poi fuggirne, scappare. Tutti questi elementi, come avevo già accennato, rimandano alle forme dell'azione come motore drammaturgico, capaci di organizzare lo spazio in funzione di un obiettivo, e dunque generatrici di ambienti in cui il soggetto agisce e patisce, quindi fa esperienza. Ma le azioni di Aiva, Pietro e Chiara vengono restituite sullo schermo attraverso un montaggio che spesso si disinteressa dei nessi causali che devono essere sostanziali al racconto d'azione, alla drammaturgia dell'azione. La macchina da presa inoltre sta addosso a questi personaggi, gli sta addosso, a fianco, per osservare assieme a loro. E quindi passiamo alla dinamica della costruzione di una forma di paesaggio, passiamo dall'azione alla contemplazione, quindi ripartiamo di nuovo da Mediterranea. Lo sguardo di Aiva e del fratello Abbas restituiscono in primo luogo lo spaesamento, ossia quella condizione
di radicale incapacità di gestione e inserimento nello spazio circostante, a cui si accompagna la consapevolezza di essere sempre fuori posto. La molteplicità degli spostamenti dei due protagonisti di Mediterraneo, che poi spiegherò meglio dopo, sono sintomatici della soggettività a cui questi personaggi appartengono, perché sono due migranti e quindi sono estromessi, liminari, sempre assenti, sia rispetto alla società di origine, sia rispetto a quelle di arrivo, sul limite, ai margini dell'esclusione e dell'inclusione, fuori luogo, ma sempre inevitabilmente presenti. Pietro e Chiara, nonostante l'irrequietezza che li contraddistingue, il primo perché deve collaborare, deve contribuire alle logiche comunitarie, la seconda perché ne deve scoprire le logiche, si abbandonano però a dei momenti di stasi. Questi momenti sono integrati nella tessitura dei due film secondo due modalità principali. La prima riguarda le sequenze oniriche, che in linea generale costituiscono delle porte di accesso all'interiorità dei protagonisti. In Aciambra la figura del nonno giovane e del cavallo, questa è un fotogramma che quello a sinistra che si trova proprio all'inizio del film, è l'incipit del film, gli altri invece sono diciamo nella parte finale, però prima del tradimento di Pio e quando si avvera, realizza la morte del nonno, quindi è una sorta di premonizione della morte. Gli altri due fotogrammi. Dicevo quindi che in Aciambra la figura del nonno giovane e del cavallo sono degli inserti che adoperano un registro favolistico e offrono scorci sul passato della comunità Rom, che allora era nomade e che invece poi diventerà stanziale nella Aciambra. In Acchiara, invece, le scene oniriche sono accompagnate da una, è quasi tutto il suono in presa diretta, ma nel caso delle sequenze oniriche c'è una colonna sonora molto cupa, profonda, quasi un basso continuo, che si disinteressa della diegesi, della dimensione diegetica, quindi di essere funzionale a restituire ciò che si percepisce negli ambienti abitati da Chiara, si disinteressa della diegesi e si fa empatica per tradurre in termini sonori la postura che la macchina da presa ha nei confronti di Chiara e quindi diciamo empatizzare anche a livello sonoro con la protagonista. Quindi di fatto sono sequenze in cui proviamo ad assistere, ad osservare dall'interno, ad osservare più che ad assistere, ad osservare dall'interno la protagonista. Questo perché Chiara, a differenza di Pietro, non conosce, l'ho già detto, il mondo che la circonda e quindi deve compiere un lavoro di scavo e scoperta per poi trovare una via d'uscita da quello stesso mondo. La seconda modalità in cui si avverte questa tendenza alla stasi, alla contemplazione e quindi alla costruzione di un paesaggio è data nelle sequenze in cui i due ragazzi si fermano per assumere una visione dall'alto. Questa è molto bella, l'idea Carpignano sa benissimo quello che sta facendo ovviamente e fa tornare Chiara nei luoghi abitati da Pio e quindi in questa immagine vedete come i due protagonisti in questi due frame accostati sono tutti e due diciamo Pio è accovacciato, Chiara è in piedi che osservano dall'alto la piana sulla quale si distribuisce la Aciambra, cioè la zona abitativa della comunità Rom. Il primo fotogramma viene dal film dedicato a Pio, su Pio, cioè Aciambra, il secondo invece fotogramma lo si trova nell'ultimo film, cioè in Acchiara. Questa inquadratura quindi si ripete e in questa inquadratura entrambi i protagonisti osservano in silenzio la vallata che si affaccia sulla Aciambra e il loro sguardo cerca di trattenere il perimetro del paesaggio scomposto e cementificato. In questi esempi la macchina da presa introduce quindi una dinamica contemplativa che sonda l'interiorità dei soggetti e al contempo costruisce dei paesaggi in cui all'azione fa seguito, diciamo così, l'azione cede il passo all'osservazione. Lo spettatore dei film di Carpignano, grazie allo stile di ripresa di Carpignano stesso e al montaggio, è condotto anch'esso verso la contemplazione di un paesaggio che si fa umano.
perché la macchina da presa è sempre una visione che accompagna quella dei suoi personaggi. Quindi sono le donne e gli uomini inquadrati e poi riguardati attraverso lo schermo a comporre l'immagine del territorio, la cartografia di un mondo ai margini, cementificato, pieno di lamiere e di rifiuti. Quindi, contesi tra ambiente e paesaggio, sospesi tra azione e contemplazione, i personaggi del cinema di Carpignano sopravvivono in questa tensione, nella tensione tra ambienti e paesaggi. Sopravvivono grazie a un desiderio di esplorazione e a un bisogno di osservazione e riconoscimento. Sono migranti e adolescenti le comunità, scusatemi, le soggettività con cui Carpignano cerca di compiere un apprendistato alla visione nei confronti di un territorio come il Meridione, nei confronti del quale è sempre più urgente la necessità di intraprendere nuovi percorsi e tracciare nuove mappe. In questo apprendistato alla visione, finalizzato alla costruzione di una nuova cartografia meridiana, o almeno di una parte molto precisa del Meridione, Carpignano utilizza elementi provenienti dalla storia delle forme cinematografiche, ibridandole in uno stile personale. Ad esempio, lo abbiamo già detto, ora qui lo riassumiamo per capire un po' i riferimenti stilistici di Carpignano, l'utilizzo di attori non professionisti che interpretano luoghi sociali marginali, la scelta di spazi periferici e il modo con cui la macchina da presa sta con il personaggio, pedinandolo o addirittura standogli sulla nuca, sono chiari riferimenti al cinema neorealista e in particolare alle pellicole di Rossellini, De Sica e Zavattini. L'ostinazione dei protagonisti di voler conoscere, di voler appartenere, di voler integrarsi, e le loro scelte estreme rimandano al cinema dei fratelli Dardenne. L'attenzione alla scrittura drammaturgica che si fonda sul racconto di formazione, le scelte tematiche e l'utilizzo di una prassi attoriale in cui le distanze, sia in termini biografici sia dal punto di vista emotivo, tra attore e personaggio tendono ad annullarsi, rimandano invece al cinema di Scorsese, e Scorsese è un grande sostenitore del e anche finanziatore del cinema di Carpignano, e alle tecniche dell'Actor Studios. Tutti questi elementi, quindi neorealismo, vicinanza ai personaggi in modo simile ai fratelli Dardenne, lavoro sull'attore e sulla performance attoriale, convivono in uno stile che è in primo luogo documentario e che, pur ibridando l'osservazione alla finzione, risulta sempre legato a un cinema che deve raccontare il reale, il contemporaneo. E quindi in qualche modo, poi magari ne discutiamo, insomma, potrebbe ascriversi a questa etichetta di cinema del reale. L'ultimo viaggio che cerco di fare con voi è un viaggio sulle cartografie che tracciano questi personaggi, quindi che tipo di rotte costruiscono del paesaggio meridiano, del paesaggio della piana di Gioia Tauro. Quindi, in chiusura vorrei provare a restituire le cartografie, queste cartografie non solo spaziali ma anche emotive, che a Carpignano attraverso i personaggi e le comunità le loro comunità fa emergere. La vicenda narrata in Mediterranea, di cui vedete ancora una volta alcuni fotogrammi, come ho già detto, ispirato alla vicenda vera, realistica di Kudos Seyon, immigrato dal Burkina Faso, che qui interpreta nel film Mediterranea se stesso, anche se appunto nel film non si chiama Seyon, ma si chiama Aiva. Aiva, assieme al fratello Abbas, fugge in Algeria, poi in Libia, attraversa il Mediterraneo, arriva in Italia e si ferma a Rosarno, in Calabria. Aiva e Abbas quindi sono, pienamente iscritti nelle rotte migratorie, che ovviamente sono abbastanza note e che dal Nord Africa portano fino in Italia attraverso il Mediterraneo. Durante questo viaggio Aiva e il fratello diventano, man mano che il loro attraversamento prosegue nello spazio, prima fuggiaschi, poi naufraghi, poi migranti clandestini e infine raccoglitori negli aranceti della zona di Rosarno. Diventano dunque stanziali in un ambiente a loro ignoto. Stanziali in un ambiente di campagna, che però è una prigione all'aperto di fatto per loro.
Quindi, in un certo senso, anche la storia di Aiva e di Abbas è una storia di formazione, che come nei due film successivi implica, e questo mi sembra molto importante, un'educazione allo sguardo. Cioè, questi soggetti non soltanto imparano a stare dentro, dentro dei mondi, ne imparano le regole, ma proprio per lo stile di Carpignano, per lo stile di ripresa, per le forme che mette in gioco Carpignano, non è solo una formazione legata a una storia di vita, ma è una formazione dello sguardo, imparare a guardare con il personaggio. Ovviamente nel caso di Mediterranea questa formazione coincide con un'integrazione fallita. E questo è molto interessante perché cosa succede in Mediterraneo? Succede una cosa che capita in pochi film afferenti al cinema italiano che ha raccontato le migrazioni. Ovvero in Mediterranea, come era accaduto in poche altre occasioni, in particolare mi piace ricordare proprio qui appunto il film di De Seta, Lettere dal Sahara, Carpignano e De Seta sono in questi due film solidali perché le storie di migrazione che raccontano entrambi finiscono non soltanto con un'integrazione fallita, ma finiscono anche con un ritorno a casa. Dopo i fatti di Rosarno, dopo i pestaggi di Rosarno e dopo anche il pestaggio subito dal personaggio di Lettere dal Sahara, si paventa la possibilità, la decisione, la scelta di tornare a casa, no? Che non è solo una sconfitta, ma è anche la capacità del soggetto migrante di non assuefarsi ai luoghi che deve per forza raggiungere, a un'idea di conquista, ma anche a rivedere le sue scelte e a rimettersi in gioco. Nel caso di Mediterranea, però, nel film questa scelta è sospesa. Perché? Perché dopo il pestaggio Abbas viene ferito quasi a morte, Aiva lo soccorre e viene a conoscenza della possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per le violenze subite, ma dice esplicitamente di non voler più restare. Poi, come sappiamo anche dagli altri film, Aiva resterà, mentre invece negli altri film Abbas non ci sarà più, quindi probabilmente la scelta di ritornare sarà soltanto ascrivibile al ragazzo più giovane della coppia, diciamo. Pio, figlio della comunità Rom, quindi passiamo ad Aciambra, è ostinatamente portato a muoversi lungo i limiti, come ha già detto molto bene anche Alessandro Canadè nell'analisi apparsa su Fata Morgana Web sul film del 2017. Questi limiti assumono la forma del perimetro del quartiere Rom, delle strade che il protagonista attraversa a piedi, in moto e in bici e che lo immettono in altre zone, però sempre marginali, del paese. Pio è dunque un attraversatore delle periferie, ma i limiti su cui Pio si muove si riferiscono anche ai riti di passaggio necessari per garantirsi il riconoscimento dello status di adulto. Il movimento di Pio è dunque perpetuo e liminare. Giovanissimo si agita continuamente, la macchina da presa quasi fatica a stargli dietro, o meglio addosso e addirittura dietro la nuca. Si agita dentro le mura di casa, fuma continuamente e nervosamente, scappa dopo aver rubato l'ennesima valigia alla stazione, sfreccia in motorino o in bici. Questa frenesia delle sui limiti, che accompagna il moto continuo di Pio, trova negli spazi chiusi un potente ostacolo, perché si vede in due sequenze che Pio soffre di claustrofobia. C'è una prima sequenza in cui con il fratello più grande entra in un ascensore, e poi c'è un'altra sequenza in cui per salvare la sorella sono i fotogrammi che ho ripreso da questa sequenza. I fotogrammi che vedete sono ripresi da questa seconda occorrenza, in cui dopo aver rubato la valigia Pio è costretto a nascondersi perché sostanzialmente non riesce a scendere dal treno. Sul treno non ci vuole stare perché ovviamente non ha il biglietto né lui né la sorella, e come vedete sono costretti a nascondersi in bagno. Quindi Pio soffre di claustrofobia, non prende l'ascensore, non vuole viaggiare in treno. La claustrofobia di Pino è forse l'indicatore di una soggettività che non vuole essere costretta.
Eppure la scelta di tradire Aiva è in un qualche modo il frutto della sua maturazione. Una maturazione che lo porta a ricongiungersi con la sua comunità e a includersi in quel retaggio degli ultimi, soli contro il mondo, come dice il nonno prima di morire. Quindi non vuole costringersi nello spazio chiuso, però accetta in qualche modo di tradire Aiva, il suo grande amico, permettere al fratello di rubare le poche cose che Aiva aveva raccolto e nascosto in un garage di fortuna, e lo fa perché deve accettare questo retaggio della sua comunità. Infine Chiara, protagonista dell'ultimo film girato da Carpignano l'anno scorso, uscì distribuito a partire dall'anno scorso, appartiene a una famiglia, come vi ho già accennato, affiliata alla 'Ndrangheta, questo solo nella finzione filmica, non nella realtà, nella sua vita quotidiana. E in seguito alle accuse per spaccio di droga, il padre sarà costretto a farsi latitante. Su questo film hanno scritto articoli molto interessanti sia Luca Bandirali su Segno Cinema, sia Simona Rillotta su Fata Morgana Web. E come hanno appunto evidenziato questi altri due autori, Chiara è, al contrario di Pio, sottoposto a un processo di confinamento simbolico e spaziale. Quindi Pio scappa, si muove sui limiti, Chiara è costretta, è costipata. La ragazza è tenuta infatti all'oscuro dei traffici illeciti gestiti dal padre, le mura di casa e più in generale gli spazi in cui trascorre il suo tempo la proteggono nella misura in cui le impediscono di aprirsi a un fuori. Chiara però sviluppa due tattiche per sfuggire alle strategie di confinamento predisposte dalla sua comunità. La prima, la più evidente, è quella di fuggire grazie al supporto dei servizi sociali che in un programma di separazione dei figli degli 'ndranghetisti dalle loro famiglie le propone di andare a vivere in un'altra famiglia ad Urbino. Chiara in un primo momento non accetterà questa scelta, questa imposizione, ma durante il viaggio per raggiungere Urbino scapperà, poi nel finale invece accetterà questa scelta, cioè farà questa scelta. Nel primo caso è un po' imposta, nel secondo caso invece la scelta di cambiare famiglia, di cambiare città, sarà una scelta voluta. Perché? Perché questa doppiezza? Perché ovviamente nel primo caso appunto la scelta è imposta, nel secondo caso Chiara esplora lo spazio comunitario e decide volontariamente, dopo averlo conosciuto a fondo, di abbandonarlo. Ma non è soltanto appunto questa possibilità prima imposta e poi abbracciata da Chiara a garantirle l'uscita, l'apertura. Ce n'è un'altra più forte, più profonda, e cioè il fatto che Chiara può sprofondare letteralmente. Chiara può abitare sotto la nebbia, sotto le certezze dell'abitazione familiare. Ed è grazie a questo sprofondare che Chiara conosce il bunker sotto casa adoperato in passato dal padre, ed è sempre grazie a questo sprofondare che riuscirà a incontrare il padre nelle campagne vicino Gioia Tauro, dove il padre appunto si stava nascondendo. Ovviamente, da sottolineare è che Chiara stessa diventa una latitante. Perché? Perché inizia a latitare nella misura in cui non accetta il programma di protezione che gli viene imposto, diciamo suggerito, ma di fatto imposto dai servizi sociali, e quindi per scappare come il padre latita e come il padre sprofonda. Dopo essere sprofondata, dopo aver scoperto il mondo, il mondo che la circonda e le prassi comunitarie che contraddistinguono questo mondo, sceglierà poi di fare una scelta diversa, cioè sceglierà appunto di non appartenere a quel sistema, rompere la filiazione endemica dranghetista e appunto scegliere Urbino. L'ultimo aspetto
su cui voglio chiudere, appunto chiudo con i finali, sono i tre fotogrammi appartenenti alle diciamo, quasi le ultime inquadrature prima dei titoli di testa dei tre film. Sono delle inquadrature sfocate, perché in qualche modo, nel primo caso, Aiva, vi ho detto, no, sta cercando la sua strada, e probabilmente questa sua strada è quella di abbandonare la rotta migratoria e fare ritorno a casa. Nel secondo caso Pio viene accolto dalla comunità, si fa grande perché tradisce l'amico Aiva, ruba i suoi beni e quindi di fatto viene riconosciuto dagli adulti. E nel terzo caso Chiara abbandona Gioia, va ad Urbino, mentre a Gioia faceva fitness in palestra, soprattutto il tapirulano, correva, qui corre nello spazio aperto. In questo caso cosa succede? Da un lato la macchina da presa di Carpignano lascia che il personaggio si muova finalmente da solo nello spazio e quindi si confonda nello spazio. Dall'altro lato fa in modo, con questo gioco dello sfocato, poi sono quasi dei finali sospesi, soprattutto il primo, quello di Mediterranea, fa in modo che il percorso, il tragitto di questi soggetti, di questi personaggi, di questi attori non professionisti sia ancora al di là dall'essere finito. In questi finali, quindi, per concludere davvero, l'immagine si sfoca per far sì che il personaggio si confonda in mezzo al paesaggio che fino a quel momento aveva osservato. E quindi i percorsi e i tragitti che il cinema meridiano di Carpignano fa sono in qualche modo percorsi e tragitti che possono continuare ad essere scritti, perché sono incarnati in personaggi che in questo momento, nella chiusura dei film, vengono lasciati alle loro vite. Bene, io chiuderei qui. Allora, io direi che siamo in tempo, facciamo 5 minuti di intervallo e alle 18.30 riprendiamo. Allora, riprendiamo con domande e discussione. Io ringrazio Massimiliano Coviello per il suo intervento, per la cura, l'attenzione e per aver messo a fuoco alcuni temi che provo brevemente così a sintetizzare prima di lasciare la parola poi ad altri per delle domande, poi vi farò io una considerazione. Allora, un discorso complesso hai fatto centrando, diciamo, una duplice prospettiva pertinente in molti, nel cinema di Carpignano soprattutto, ma anche in molte delle questioni che stiamo affrontando. Da un lato la dimensione drammaturgica dello spazio e il modo in cui interagisce con il personaggio, questa è una dimensione strettamente narrativa, io spesso la definisco in qualche modo come ambiente, nel senso che comunque nella dinamica d'azione l'ambiente è quello che si rapporta al personaggio secondo una tipologia tradizionale che insomma le teorie ci hanno riconsegnato. Sì. E dall'altro lato tu insisti anche su un'altra questione che io ritengo importante in Carpignano, ma non solo, cioè il rapporto tra personaggio e macchina da presa, cioè il fatto che in qualche modo ci sia sempre un potenziale conflitto, rapporto sempre, ma questo rapporto può essere a volte appunto sintonico o distonico, di certo è un punto su cui interrogarsi, perché questo diciamo è il tratto romanzesco di Carpignano, sostanzialmente c'è sempre l'intermediazione di un personaggio principale e quando c'è l'intermediazione di un personaggio principale la struttura finzionale, narrativa e non solo si predispone a quello che chiamiamo diciamo romanzesco, cioè dove il carattere del personaggio è dominante rispetto all'intreccio, diciamola così, risalendo anche a categorie della poetica aristotelica. È talmente
diciamo, centrale, che tu proprio l'hai evidenziato chiaramente, al di là del con i personaggi che sono veicolo e filtro dell'ambiente e della storia. E quindi, diciamo, da un lato ambiente-azione, in che termini si rapporta eventualmente alla contemplazione, dall'altro lato conflitto, rapporto conflittuale o sintonico tra personaggio e macchina da presa, che definisce più propriamente romanzesco. Quindi un nucleo di questioni che sono centrali della modernità cinematografica, del modo in cui questa modernità ha intrecciato, citavi il neorealismo, ha intrecciato anche il racconto del paesaggio meridiano. L'emigrante in qualche modo è per eccellenza il personaggio che non è integrato all'ambiente in cui si colloca, quindi è potenzialmente uno dei personaggi, diciamo, dal potenziale romanzesco più marcato. Ora, c'è un tema a cui io tengo molto, che tu hai posto e che hai esplicitato all'inizio in termini lessicali in maniera, secondo me, molto efficace. Tra di Cina Ciambra c'è il problema del riconoscimento e quindi del tentativo, in un certo senso, di sposare i codici di chi ti deve riconoscere. In Nacchiara c'è un problema diverso, c'è un problema della conoscenza che apre a un tradimento. Allora, questa questione del tradimento è una questione, secondo me, capitale. Non è un caso che, appunto, Bellocchio ha chiamato il suo film Il Traditore, e non è un caso che Deleuze dice che il traditore è il tipico personaggio romanzesco, colui che abbandona il contesto in cui si trova perché si fa invivibile e comincia ad attraversare il deserto. Non sa dove arriva. Dunque è molto interessante, perché il riconoscimento, da un lato, è il meccanismo tipico della commedia, potenziale, non è questo in Ciambra, certo, naturalmente, no? Certo. Perché la commedia in qualche modo ci dice: riconoscimi per integrarmi. Certo, in Ciambra l'integrazione è pesante, no? Quindi, e il tradimento invece è un atto in molti casi veramente radicale è importante per aprire il romanzesco della struttura finzionale del personaggio, anche uno spazio di libertà che sarebbe imprevedibile altrimenti. Quindi, quando si parla di storie di mafia, per intenderci, molto spesso, e pensa a Bellocchio, in qualche modo, in un certo senso, tradire l'atto fondativo. E quindi, quando è molto bello, come tu hai detto, da un lato c'è il riconoscimento, certo, il riconoscimento del criminale, della comunità criminale, cioè, per essere riconosciuti tra i rom devi rubare, esatto, mentre, ed è sempre il solito dispositivo della gang a cui si chiede il prezzo per entrare, e se, ma anche Gran Torino è così, no? Cioè, voglio dire, distrutto, e quando tu devi uscire o vuoi uscire, il prezzo da pagare può essere un prezzo doloroso, ma è chiaro che questo prezzo doloroso o lo paghi o non vivi. Per questo, quando la comunità, diciamo, d'origine è malsana, i problemi sono, appunto, tradire più che chiedere riconoscimento. Quindi il tradimento è un atto di libertà, un atto che avvia il romanzesco una possibilità di libertà, sempre che ti dica bene. Va bene. Posso replicare solo una cosa che tu hai detto, che mi sembra molto interessante in questo tentativo di costruire una continuità nella filmografia di un regista anagraficamente giovane, ma comunque con una produzione già abbastanza importante. Questa idea del tradimento in realtà sta anche dentro Mediterranea, in forme più affievolite rispetto a Chiara, perché anche a Iva e a Bass, cioè, fanno una scelta radicale, cioè di fronte al pestaggio, dopo il pestaggio di Rosarno, lui lo dice basta con sta roba, io adesso tradisco il mio status di richiedente asilo riconosciuto per diritti umanitari e me ne torno a casa. Cioè, in qualche modo, a Iva, che poi non lo porta a termine perché lo ritroveremo negli altri film, quindi non sarà andato via dall'ambiente che Carpignano indaga, però sceglie anche lui in qualche modo, poi il fratello sì, il cugino sì, però a un certo punto lui dice: va bene, devo fare tutto questo, devo attraversare mezza una parte di Africa, mi devo fare una tratta del Mediterraneo, dove a un certo punto lui finisce sopra le enormi reti
dei pescatori e lì sopravvive per un atto intero, arriva a Rosarno, lo mettono a lavorare a 2 euro l'ora e poi lo picchiano a sangue. A quel punto lui dice, va bene, allora io tradisco, anche io tradisco questi ruoli che mi hanno dato. Ovviamente è in nuce perché non è potente come è potentina Chiara, però d'altronde Chiara non deve cambiare continuamente comunità. Chiara arriva a un cambiamento dopo che ha conosciuto la comunità in cui è nata. Lui è spaesato, secondo me, insomma, il termine è giusto, però insomma è molto bello questo stimolo, grazie. Vai, forse Francesco, se vuoi ti conviene avvicinare al microfono. Ah, così lo inquadriamo anche da... Così ti trovo questa sedia e io me ne prendo un'altra. C'è una richiesta poi anche di Luca Bandirari da casa. Bene, grazie mille Massimiliano per questa conferenza molto bella. Ma brevemente due cose. La prima è che mi hai un po' chiamato in causa perché hai citato di fatto il titolo che io ho dato per l'intervento di domani, hai usato la parola site specific e character specific. Sì. Quindi il modo in cui io lo utilizzerò domani, così faccio un po' di promozione per la mattinata, è ovviamente una chiave ironica, rovesciata, nel senso che nel cinema di Crialese è difficile parlare di site specific così come l'hai parlato invece tu nel senso diretto del termine. Quello che ti volevo chiedere è questo, se in qualche modo, noi sappiamo che dietro a parole come queste, no? Questa è una parola chiave dell'arte contemporanea, si nasconde sempre anche un po' molte criticità, no? Come sarebbe un cinema site and character specific, no? Portare una macchina da presa in un luogo come quello altera profondamente il site, insomma gli antropologi lo sanno bene. Ugualmente il character insomma, è sempre un gioco, no? Quindi quello che ti volevo chiedere è che se nel cinema di Carpignano ci sono dei momenti nei quali è come se lui cercasse quasi di produrre degli effetti di autostraniamento, di distanziamento autocritico da questo rischio di una deriva del site and character specific. Una tradizione del resto si ritrova anche nel cinema di Pasolini, voglio dire, no? Anche Pasolini faceva il character specific, però poi c'erano dei momenti in cui rifletteva su che cosa stava facendo, insomma. E qui mi collego alla seconda parte della domanda, tu hai citato per analizzare un po' lo sguardo, il rapporto tra sguardo e corpo nel cinema di Carpignano, questa questione ovviamente della, si potrebbe chiamare il ritorno di semi soggettive che poi diventano anche soggettive libere indirette, eccetera eccetera. Sì. Ovviamente tutta la tradizione che tu hai convocato mi sembra assolutamente pertinente. Io butterei un ulteriore possibile riferimento, sicuramente un po' meno pertinente, ma che ci apre a un possibile discorso ulteriore. Io ho pensato a Gomorra di Garrone, dove pure c'è questa vicinanza ai corpi, però c'è un'opacizzazione, no, dello sfondo, se ti ricordi. Al di là di questo, al di là che sia pertinente o meno, no, questo accostamento, quello che vorrei chiederti, vedi in qualche modo in questo cinema un potenziale di serializzazione di questo mondo criminale, così come ha un cinema dello sguardo, potremmo dire, incarnato, insomma, immanente, come era in qualche modo Gomorra? Ecco, insomma, c'è il rischio o la possibilità di una serializzazione di questo mondo, oppure, e di questo paesaggio ovviamente anche. Ecco, grazie. Raccogliamo un po' di domande. Sì, forse raccogliamo. Un attimo che prendo una penna perché questa è la sì. Allora, Luca Bandirali si è segnato per una domanda, poi c'è Daniele Dottorini e Nausica Tucci. Luca, non ti sentiamo o ti... Aspetta un attimo, ti sentiamo? No. Aspetta. Il microfono suo è acceso? Tu il microfono ce l'hai acceso, no? Sì. Ma forse non c'è l'audio, bisogna abilitare l'audio sul PC. E come mai? Non abbiamo un cavo, non comunica qui. Un
Vediamo. Prova Luca. No, no, ci siamo, dai, con questo qua. Ciao Luca. Ciao, ciao. Intanto, veramente grazie per questo intervento molto denso su un percorso cinematografico che mi interessa molto. Sarò molto breve. In un saggio tuo che mi ha interessato altrettanto, che era Lo sguardo dell'altro sulla penisola, no? Il saggio sul cinema della migrazione. E tu iniziavi con Deleuze e sul movimento del migrante, dicendo che è lo spostamento da un punto iniziale, che è divenuto inospitale, verso un altro punto, e qua c'è la cosa che mi interessa di più, non ben localizzato, no? Cioè è, la meta è opaca, ciò che è chiaro è l'impossibilità di restare. Questo a livello di struttura drammaturgica è un'opzione molto creativa, perché si muove nell'imprevedibile, non c'è un binario, no? Quindi, la sensazione che ho avuto a Chiara è che funzioni perfettamente la disgiunzione rispetto al luogo d'origine, che è una disgiunzione forte, perché lei è ancorata a questo luogo d'origine, ma lo spostamento da questo punto iniziale, divenuto inospitale, verso un altro, che è quello poi della famiglia che vediamo solo nel finale, chiaramente, e secondo me ha il problema del voler essere localizzato. Cioè, credo che ci sia nel film l'ansia di una chiusura simbolica, di uno scioglimento, visto che è stato citato Aristotele, cioè dal nodo a questo scioglimento, che è uno scioglimento però molto, molto esplicito e localizzato, quindi da una forma aperta assolutamente moderna, alla fine il film vuole sciogliere con una localizzazione spaziale e simbolica. Come questa cosa tu la senti come problematica o no? Ecco, mi interessava questo tuo punto di vista, a partire dal saggio tuo che lo ricordo, si chiamava Lo sguardo dell'altro sulla penisola, l'immigrazione attraverso il cinema italiano. Ne consiglio la lettura, già che ci sto. Grazie. Grazie Luca, grazie mille. Un saluto caro. Allora, Daniele, Bottolini, aspetta che ti filmiamo. Filmi. Allora, anch'io ti ringrazio per questo intervento, perché è un intervento veramente denso, in cui a un certo punto nella parte centrale tu hai costruito, anche se brevemente, ma in maniera significativa e chiara,
una rete di riferimenti che di fatto fanno sì che, per quanto tu abbia fatto un intervento sul nome proprio e concentrato sul suo cinema, abbia individuato qualcosa che io ritengo una tendenza. Quando tu parlavi sostanzialmente di una relazione o di un possibile inserimento del cinema di Carpignano all'interno di un'idea ampia di cinema del reale, che è una cosa su cui sono assolutamente d'accordo, soprattutto quando pensiamo, faccio un breve esempio, c'è una tendenza nel cinema contemporaneo tout court ad impadronirsi di stilemi, di forme, spesso di superficie, alla documentario. Sì. Vedi un film di Paul Greengrass, per tutta la trilogia di Bourne, che io adoro personalmente, ma che comunque questo non è importante, e vedi la sporcatura dell'inquadratura, il movimento panoramico a schiaffo, il cercare il personaggio che sfugge all'inquadratura, come se fosse il classico movimento della caccia, che è del documentarista. Vedi invece un cinema che in maniera diversa e da un punto di vista teorico anche molto più accorta, come quello di Carpignano, in cui la questione della vicinanza, tu hai fatto riferimento a Dardenne, ad esempio, non è un caso, è interessante fare, Dardenne sono partiti come documentaristi da questo punto di vista, pur non essendo tra l'altro il loro lavoro documentario, non lavorava così sulla vicinanza come invece fanno film da Rosetta, La Commessa, sì, Figlio, eccetera, eccetera. È fatto riferimento al neorealismo, è fatto riferimento anche a Scorsese, che non a caso, tra l'altro, lo Scorsese produttore, lo Scorsese che appoggia giovani registi, vedi spesso i lavori di questi registi che escono dal lab, dalla foundation di Scorsese, e vedi naturalmente stili diversi, ma vedi questa capacità che ha un cinema contemporaneo, e questa è un po' la questione, cioè Carpignano appartiene a una tendenza, se vogliamo, extranazionale, che attraversa trasversalmente buona parte del cinema contemporaneo, in cui c'è un ripensamento e un oltrepassamento delle vecchie frontiere tra finzione e reale, non in senso superficiale, ma come ricerca di una forma cinematografica contemporanea. Questo è un po' il... Mazza, anche l'East Wood di Attacco al Trento. Poi dopo la sigla volevo fare un po'. Allora, io in realtà solo ho una sogginata. Se no viene meno nella foto. Qua, no? Ti metti lì? Ok. Siamo abbastanza distratti. Allora, solo una suggestione da condividere con te, perché riguarda il film di cui parlavamo stamattina in una delle nostre chat, che è Una femmina di Francesco Costabile, perché è come Carpignano un altro regista calabrese, no? Allora, il film è stato presentato a Berlino ed è sceso mai in sala, quindi non l'abbiamo visto, non possiamo parlarne prima, ma visto che, insomma, per altre vie gli sto stando addosso da un po', mi colpiva oggi che sia Carpignano sia Costabile girano negli stessi luoghi, non solo la Calabria, ma in particolare questa piana di Gioia Tauro, perché anche i fatti da cui è tratto il romanzo Femmine ribelli di Lirio Abate, da cui è tratto il film, appunto sono ambientati a Rosarno, quindi proprio stesso micro luogo, come dicevi tu. Stesso luogo, stesse storie in un certo senso, perché nel caso di Carpignano abbiamo emigrazione, sfruttamento, nel caso di Costabile di malavita, di 'ndrangheta propriamente detta. Esiti però, penso di poter dire, ripeto, senza aver visto però il film, comunque diciamo totalmente diversi. Parlavamo di ibridazione tra cinema d'azione e cinema documentario, no? di cinema del reale nel caso di Carpignano. Da quello che leggo del film di Costabile, dagli estratti del film che ho visto, Una femmina, d'altro canto, però non è neanche il solito mafia movie, ma sembrerebbe, diciamo, una tragedia a tratti horror, iniziano a definirla, quindi comunque che guarda a un genere codificato molto forte, a differenza di Carpignano.
Però ecco, allora riflettevo sul fatto che forse è ancora troppo presto per parlare di un cinema calabrese, di una scuola di registi, no? Questo non lo so, però è interessante dal nostro punto di vista del paesaggio, come sembra sia proprio questo paesaggio calabrese ad offrire a registi che lo conoscono bene, perché appunto sono originari calabresi, la possibilità di esplorare modalità di visione e di rappresentazione inedite e originali, come sicuramente quella di Carpignano e come insomma sembra ci auguriamo di trovare anche in quest'altro film. E poi anche spostandoci sul piano dei personaggi, riflettevo su come mi sembra siano i personaggi femminili che in questo cinema calabrese, ripeto, ammesso che esistano, escano, o meglio, siano più creativi, proprio perché, mi aggancio a quello che diceva poco prima Roberto De Gaetano, riescono a tradire, no? C'è questo motivo romanzesco del tradimento, come nel caso di Chiara, come nel caso della protagonista di Una femmina, piuttosto che, dicevamo, di Pio, che invece in qualche modo no, rimane sul trono. E quindi c'è questo sguardo femminile al sud, proprio perché diciamo in sistemi patriarcali ancora così, così rigidi, è l'unico a godere di una maggiore libertà, ovviamente però diciamo a costo di un caro prezzo, che è appunto quello del tradimento. Poi niente, sul perché diciamo di tutte le contraddizioni di cui è fatta una terra come la Calabria, poi questi registi nostrani, mi verrebbe da dire, scelgono di raccontare questo tipo di paesaggio e questo territorio, questo vabbè, forse è un altro argomento di cui parleremo. Sì, grazie. Io sì. Quando ho visto il trailer di Una femmina ho visto Anime nere. Sì. E non lo so, ecco. Cioè, Carpignano è esattamente l'opposto di Anime nere, secondo me. È esattamente l'opposto di Anime nere. Quindi vediamo. Io non ho pregiudizi, cioè. Il film lo mi incuriosisce, vediamo. Comunque, grazie. Era solo per diciamo, fare in questo cinema calabrese un po' di distinguo. Ciao, grazie, ciao, grazie veramente Massimiliano, perché hai stimolato molto. Volevo riflettere, quindi non so se è una domanda o una riflessione, su questo, non è un caso questa A, no? A Chiana, intanto non è un caso che lui lavori a delle sinopie prima di fare lungometraggi. Tu sì, che sì. Conosci la storia dell'arte sai che vuol dire sinopie, quindi sono esattamente delle bozze. Sono bozzetti. Tra l'altro a Chiara è una sinopia tutta onirica, anche poi nel film ci sono degli inserti onirici. Ti riferisci al corto, ovviamente. Al corto di a Chiara, è quello più onirico di tutti. Sì, no? Sì. Quindi a Chiana, poi è mediterranea, a Ciambra, a Chiara. Che cos'è questa A? È un sostantivo, cioè è un determinato sostantivo, non so che grammaticalmente è un denominativo, no? Mm-hmm. Il, la, no? È un moto al luogo, come suggerivi sì, sì. Tu, no? Cioè un moto al luogo. È una dedica per quanto riguarda a Chiara, no? Sì. Una vera e propria dedica, e la dedica è autografa in genere, no? Uno sì. Fa una dedica di qualcosa di cui è autore, no? Allora io vorrei porre una questione di volontà d'autore rispetto a... Io sono d'accordo con Daniele, che il cinema reale stesso può diventare una maniera, può diventare un equivoco, può diventare, chi meglio di Daniele lo può confermare, che è un conoscitore così profondo. Allora, forse da questa riflessione io mi chiedo e ti chiedo, dato che esiste una drammaturgia in questi film, che è una drammaturgia, certamente è una drammaturgia del reale, è un'operazione di drammaturgia del reale, cioè è
un affondare in situazioni date e farne emergere la drammaturgia, no? Sì. In tutti e tre i casi. Nel terzo caso, nei primi due casi, è come se il dato reale, cioè il dato di fatto, cioè l'ambiente e quindi il sight, come si dice, come tu hai detto, cioè il sight specific, è un dato di fatto che poi a poco diventa qualcos'altro, cioè diventa, si sviluppa in una catena di relazioni drammaturgiche. Nel caso di Acchiara, invece, è forse che dove c'è una finzione, perché anche dichiarata, perché loro non sono hanno nella vita delle relazioni orali, ma c'è una sorta di soggetto preesistente, finzionale preesistente, sì, è come se venisse attratto, questo dato drammaturgico di partenza si sfaldasse progressivamente in qualcosa che avviene, che sembra avvenire in quel momento, no? Quello che avviene in quel momento che compie Chiara è qualcosa che ha a che fare, come se stesse nella sua mente, nel suo corpo allo stesso tempo, ha a che fare con degli elementi che sembrano avvenire in quel momento. Allora, cioè, queste sono delle riflessioni. Quanto nel cinema di Carpignano c'è quando uno dice moto al luogo, si dice anche messa in spazio, si può dire anche messa in scena. Cinema di Rossellini, andare verso, mettere in luogo, in scena, no? Cinema di Rossellini è tutta messa in scena nel reale, cioè se Rossellini è l'unico che sapeva dove mettere la macchina, è quello il punto, e non c'erano cazzi. E ora, quanto c'è di io pongo un problema di stile, cioè quanto c'è di volontà d'autore in Carpignano, perché ci interessa, per questo ci interessa, perché ci interessa meno il film di Munzi e non so quanto questo film di Berlino, che magari invece ci sorprenderà. Questo è quello che... Ma Bruno, io ringrazio te perché mi dai un gancio per veramente potentissimo per annodare alcune cose, cioè fare mie alcune cose che hai detto adesso, ma anche rispondere a Francesco, perché almeno una parte della domanda di Francesco, che era la prima domanda che è stata fatta, andava proprio forse in questo senso. Cioè Francesco Zucconi diceva Pasolini, no? Pasolini fa una operazione di meta riflessiva e ti dice va bene, agisco, però poi ti dico anche che sono consapevole di farlo. La lingua scritta del reale. E secondo me Bruno Roberti con questa idea di sinopia un po' ha risposto. Lo sai, faccio un esempio, Bruno non so perché non l'abbia fatto, ma nella masterclass, lo fa, cioè lo domanda a Jonas Carpignano, però poi lasci sotto traccia questa riflessione, non la espandete. C'è un momento a Chiara, io ho cercato di non spoilerare troppo, ma tanto i finali ve li ho detti, allora ora cerco di essere un po' più preciso sulla sequenza per capire questo lavoro di meta riflessivo e quindi di stile. C'è una parte dell'apprendistato mafioso dranghetista di Chiara in cui lei trova il padre, si parlano, il padre vuole mostrarle che in fondo lui non uccide nessuno, ma fa 500.000 euro in una notte, quindi prendono la partita di droga, la raffinano in un panificio, la vendono all'ingrosso, incamerano i soldi, dopodiché, Bruno ricordi benissimo, devono tornare a casa sostanzialmente, quindi il padre insieme al cugino, insomma un familiare, e a Chiara, che ha assistito
a tutta questa pratica, vanno in macchina, lui si mette sotto nel bagagliaio, il padre, perché è latitante, è vero, Chiara e quest'altro parente guidano. A un certo punto sono in macchina e durante il tragitto verso il rifugio, nei boschi, in una specie di bunker sotterraneo, questo parente di famiglia dice tu ti volevano mandare ad Urbino, ma te sei scappate, insomma, il gesto di affiliare Chiara avviene perché lei ha deciso di fuggire al tentativo di spostarla verso Urbino, no? Per questo viene accettata, perché ha contraddetto le regole. Però fatto sta che a un certo punto questo parente dice sai, a Urbino ci sta il ritratto di Raffaello, e sul ritratto di Raffaello poi lì è una drammaturgia che gioca con le condizioni, gioca con le situazioni vere, e su questo modo di ritrarre di Raffaello, il cugino calabrese di Chiara fa tutta una riflessione sul dal vero e dal finto, e dice Raffaello il ritratto al duca di Urbino, fa dire il personaggio, dice l'attore non professionista, dice Raffaello faceva così, com'erano così li raffigurava, belli e brutti, e questo duca c'aveva un naso enorme e lui gli ha restituito un naso enorme. Se non è una firma di Carpignano, che cos'è questo? E forse Pasolini, quando alla fine del Decamerone dice perché realizzare un'opera quando è così bella sognandola, da Giotto, lui è Giotto nel Decamerone, e fa una cosa analoga, c'è molto di Pasolini, Bruno, giustamente tu vai molto più in là, io però direi sicuramente che in questa drammaturgia del reale che Carpignano costruisce per rispondere a Francesco c'è un gioco c'è questo gioco del distanziare, cioè lui è consapevole di essere a volte anche troppo site e character specific, però poi lo sa talmente bene che gioca con la storia dell'arte e la pittura, o fa giocare assieme al suo cinema i suoi personaggi. E quindi ti ringrazio per questo rilancio sul rapporto che c'è tra ritratto, andare verso e sinopia. E sulla serializzazione della prassi, questa è un'altra bella domanda di Francesco, sicuramente c'è un tentativo di serializzare, cioè di costruire mondo, però secondo me non è un brand, cioè nella serialità si utilizzano addirittura termini relativi al marketing, ma anche nell'MCU, cioè nel Marvel Universe, no? C'è un discorso che parte dall'idea di concepire un formato narrativo come un prodotto di marketing, e al di là del giudizio che si può dare su questa operazione, questa idea si basa sul high concept, cioè io ho un'idea di base fortissima e su questa base, su questa idea di base, allestisco un mondo, faccio personaggi e poi faccio in modo che questo mondo e questi personaggi si ramifichino attraverso nuovi episodi, nuovi film, videogiochi oppure fumetti. E quindi quest'idea, questo high concept, Carpignano non ce l'ha, cioè non parte, non ha un'idea, secondo me no, non ce l'ha, e lo dice, cioè ha questo stare nel contesto, ha un'idea drammaturgica, lui lo dice chiaramente, lui il soggetto di A Chiara ce l'aveva quando già stava girando A Ciambra, però poi che dice anche nella masterclass? Dice anche, io però quando ho conosciuto a 9 anni Suomi, ho capito che lei poteva essere A Chiara, ho iniziato a frequentare lei e la sua famiglia e ho adattato il soggetto che avevo in testa nel 2005 un film che faccio uscire nel 2021. Quindi c'è sicuramente l'idea di fare mondo, l'idea di costruire un ambiente che è quello di Gioia Tauro. Lui non ha neanche, ora non è che mi voglio rifare alle parole dell'autore, però insomma è per arricchire il discorso, sicuramente lui non ha negato il fatto, cioè lui ha detto che non sa se continuerà a lavorare a Gioia o meno, però e lavora anche a Palermo. Però secondo me, ecco, rispetto a un'operazione di fare mondo serializzato,
non è esattamente la stessa, non è esattamente lo stesso. Quindi poi io, è chiaro che tu fai l'esempio di Gomorra, effettivamente Gomorra probabilmente come mondo narrativo, non lo so fino a che poi Angela mi può aiutare, non lo so fino a che punto rientra in un'idea di high concept. L'high concept è il site specifico, è Napoli o Gioia Tauro in questo senso? Sì. Non lo so, hai sì, sì, no, no, no. Sì. Se è realizzabile in sé, sì, sì, sono da... film, ovviamente. In questo senso sì, in questo senso probabilmente sì. Comunque ci dobbiamo continuare a ragionare, si vede che ancora non ce l'ha quadro. E sulla domanda di Luca, rispondo, cioè io in conclusione ho un po' forzato la domanda di Luca Bandiera, un po' forzato perché ho detto sono tutti finali sospesi. In realtà sono tutti finali che si chiudono, cioè l'inquadratura finale si chiude nello sfumato, cioè sfuma, l'inquadratura lascia che il personaggio non stia più con la macchina da presa, però effettivamente il problema che poni c'è, Luca, cioè l'idea che qui nell'ultimo film Carpignano abbia l'esigenza di chiudere il cerchio, tant'è vero che chiude come ha iniziato il film, con una festa di compleanno, è effettiva e probabilmente fa problema, mentre invece gli altri due film sono effettivamente con dei finali aperti, cioè Pio è diventato adulto per la sua comunità, però quello che gli succederà dopo è tutto da vedere. Certo, si è territorializzato dentro le prassi comunitarie. A Iva nel finale di Mediterranea è assolutamente non appunto rispecchia l'idea di delesiana di soggetto che si muove senza una meta chiara. A Chiara invece effettivamente la tendenza drammaturgica nel finale si fa forte, tant'è che è un film circolare, si chiude dove è incominciato. E non so se questo è diciamo un aspetto negativo del film. Sicuramente interessante l'operazione di tradimento che fa cioè secondo me è più importante il tradimento che la chiusura, diciamo che la rima baciata tra inizio e fine, ecco, cioè l'uscita è più forte, il bisogno di uscire è sicuramente più forte di quello di far sì che il film si chiuda come è incominciato. Però le tue riflessioni sono verissime. E Daniele è molto interessante, e quello che tu dici lo ha ribadito anche Bruno, cioè che oramai ci sono degli stilemi del cinema cosiddetto del reale che possono andare dappertutto bene, però sicuramente interessante anche un'altra idea che tu dici e che ribadisco, che faccio mia e che condivido, cioè l'idea che il cinema di Carpignano sia fortemente radicato, fortemente legato a un pezzo di Calabria, però a differenza di Munzi, con Munzi ha una forte drammaturgia, però a differenza di Munzi non segue una traiettoria da mafia movie, no? Eppure allo stesso tempo è fortemente internazionalizzato, cioè Carpignano parla al mondo e con lui la Calabria inevitabilmente, il paesaggio calabrese inevitabilmente, quindi ci sono vari modi di rendere una produzione, anche una produzione d'artista, così site specific, probabilmente ha la forza di rendersi internazionale senza grandi, cioè con molti sforzi ma con grande riconoscibilità. Su quello che succederà a una femmina stiamo un po' a vedere, vediamo, a me insomma un po' ha spaventato, ecco, io l'ho visto più su una linea anime nere, però giustamente tu Nausica dici che se c'è già un'ipotesi di cinema del reale, sicuramente allo stesso tempo ci sono già varie forme di questo cinema calabrese, ci sono già varie forme che questo cinema calabrese sta assumendo, come giusto che sia d'altra parte. Bene, mi stoppo qui, vi ringrazio voi perché insomma... Scusate, un'ultima cosa, a proposito di internazionalizzazione, c'è una ragazza che chiede se puoi condividere e suggerire del materiale di studio rilevante in inglese. Vabbè, sì, magari con calma, vediamo. Sicuramente, sì, okay. Sure, of course. Okay. Allora... Magari mi giri là il suo contatto mail. Sì, sì. Sì. Prima di chiudere il seminario di Massimiliano,
che ringrazio ancora, e poi in attesa dell'incontro di domani con Francesco Zucconi, mi pare nel tessere un po' il filo di questi primi seminari che una questione sta emergendo, cioè la questione di questa drammaturgia del reale, che è una formula di sintesi efficace, ci dice che in alcuni casi si pende verso il reale, in altri casi verso la drammaturgia, chiamiamola così, cioè l'operazione di scrittura in alcuni casi è un po' più forte, e dunque l'operazione narrativa, l'incontro del personaggio con l'ambiente, i dispositivi e i codici di genere che regolano questa narrazione, perché il punto è veramente questo, cioè Munzi tutto sommato ha costruito un dispositivo tragico, relativamente tragico. E quando si dice, ecco, tutto sommato alla fine di volta in volta bisogna tematizzare come quella macchina narrativa, quella drammaturgia del reale, chiamiamola così, è riuscita a raccontare questo reale o in forma tragica, diciamo così, perché poi la Ciambra alla fine diventa adulto, ma in qualche modo rinunciando potentemente alla possibilità, diciamo, di liberarsi da quei codici che regolano la comunità d'appartenenza, quindi insomma, oppure, o rinunciando, oppure avviandosi verso un cammino teoricamente di emancipazione che passa per il tradimento. Però quello che diceva Luca Bandirali è una cosa di cui bisogna tener conto: se questa avventura romanzesca, chiamiamola così, cioè del personaggio che tradisce la comunità d'appartenenza, poi non sia nel suo sviluppo anche fortemente codificata, che c'è un momento che Luca ha sottolineato in maniera molto chiara, dunque se questo apparente reale che emerge poi non abbia invece operazioni di costruzione drammaturgica talmente codificata da ritornare addirittura ad un momento diciamo identificabile, poco aperto, a cui faceva riferimento Luca. È chiaro che c'è un altro cinema calabrese che si dimentica tutto questo, che non c'entra nulla con tutto questo, che è l'altra polarità, che è, diciamo, la polarità che abbiamo visto insomma nel seminario su Frammartino, che è tutt'altra cosa, per parlare di registi radicati alla Calabria. È lì che c'è questa drammaturgia del reale, o c'è un reale che non riesce a farsi drammaturgicamente significativo? C'è un reale che riesce a farsi visione, però. Esatto, e la polarità, e la polarità che in qualche modo comincia a emergere con questo intervento importante su Carpignano, e che quando questo reale si rende disponibile subito a farsi racconto, allora i codici drammaturgici emergono, e i codici drammaturgici alla fine sono americani come sono italiani, sono quelli, quando invece li sospendi, tutto sommato, secondo me comincia a emergere. Però questo, l'operazione di Carpignano è liminare anche in questo senso, cioè si vede che c'è un tentativo di lavorare tra drammaturgia dell'azione e reale messo in dramma, ma anche in alcuni momenti lasciato più libero. È questo che è stimolante, no? Esatto. Il fatto che tu non riesci a collocare un po', se tu pensi anche a Leonardo Di Costanzo, altro regista che lavora in questa direzione, no? Lui sostanzialmente va verso un grado zero dell'azione, perché tutti i suoi film lavorano su un intervallo, l'intervallo, sulla sospensione, cioè l'intervallo, aria ferma, ma anche Odessa, no? Uno dei documentari più famosi, sono momenti di sospensione, e in quel momento di sospensione non c'è un'osservazione solo, c'è in realtà un movimento continuo che però va in una direzione diversa rispetto alla drammaturgia tradizionale di stampo classico. Questo cinema è veramente un cinema che sta cercando qualcosa di nuovo, paradossalmente rifacendosi a tutta la sua storia, la storia del cinema passato, cioè è nuovo perché ripensa all'ambiguità del reale, all'ambiguità del punto, esatto, di vista, quindi l'ambiguità dello statuto del reale, se Rossellini è questo, esatto, quando... Va bene, allora, se non ci sono altre domande, ringraziamo Massimiliano ancora una volta.
ringraziamo chi ci sta seguendo a distanza e quindi a domani con l'intervento di Francesco Zucconi. Ciao a tutti, arrivederci e grazie ancora.